Ma che significa sta lettera? Lui? Oh cavolo! Oh, ciao a tutti! Io e lui? E lei Sofì! Benvenuti in un nuovo Daily Vlog! Una nuova vedura, un nuovo videogioco per raccontarvi le nostre folli giornate! Voi che ci guardate siete il team Trot, il team migliore, più bello e più grande di sempre e di YouTube. Stamattina stavo provando a fare un musical.ly. Vi ricordiamo che ci chiamiamo Me Contro Te, quindi seguiteci anche lì. Stiamo raggiungendo un traguardo super importante, infatti manca pochissimo al milione! Un milione su YouTube fatto! Un milione su Instagram fatto! Un milione su musical.ly. Quasi fatto. Volevo fare il musical.ly della nuova canzone di J-Ax e Fedez, però all'inizio dice italiana e io non so cosa fare. Quando dico italiana ci vorrebbe una bandiera, non so, qualcosa per fare italiana, però non ho niente. Ma tu già sei italiana, quindi basta che sei te stessa. Che c'entra? Tu hai una bandiera, perché non ho una bandiera italiana in casa? Tutti gli italiani dovrebbero averla. Ma che sta dicendo? Non ho una stupida bandiera. Controllo qui. Mascherina per gli occhi. Per dormire. Non vedo più niente. Occhiali di musical. Guarda, lui li ho ritrovati. Però nessuna bandiera. Sto su lui. Palloncini, palloncini. Vediamo se ci sono rossi, bianchi e verdi. Allora, rosso c'è, bianco c'è, verde c'è, sì. Sì, è fatta italiana. Assistente, gonfiali per bene. Non sono un assistente. Va bene, sono scienziate. Ma li gonfio perché mi piace. Stai bene? Era da un po' che non gonfiavo un palloncino. Ci vorrà più tempo del previsto. Uno. Tutti della stessa dimensione, lui. Ok. Tu non mi parli così. Senza occhiali. Sì. Starnutito, scusate. Ma che starnuto è? Io li faccio della dimensione che voglio. Lui! Ma che è il palloncino più duro del mondo? Dai lui, siamo tutti con te! Bravo! Ci siamo! Possiamo andare a fare i musical.ly. Schiavette, riprendimi! Non sono schiavette! Perché non mi riconosce? Con la coda non mi riconosce. Allora, però come faccio? Cioè mica posso fare tutto il musical.ly così con i palloncini in mano. Ci vorrebbe tipo italiana e stacco. Ogni volta che c'è pausa cambio palloncino. Non lo so, ma qualcosa mi dice che ci vorrà un bel po'. Ci è voluto solamente un paio d'ore, ma l'abbiamo fatta alla fine. Devo dire che non è male. Il primo era veramente schifoso. Il primo l'abbiamo guardato e abbiamo detto no, non posso caricare questa roba. Poi ne abbiamo fatto un altro e devo dire che è carino. Quindi se volete vederlo non vi resta che andare su musical.ly, seguirci per farci arrivare a un milione. Sai Sofì, questi palloncini mi hanno ricordato che tra poco è il tuo compleanno. Palloncini uguale festa. Non abbiamo ancora comprato nulla per la tua festa di compleanno. È vero, cretino, per una volta hai ragione, manca tutto. Come cretino? Ho ricordato io che... Manca tutto, mancano i coriandoli, manca la torta, manca la mia coroncina da principessa, manca tutto. Ok, allora, cara principessa dei carciofi, andiamo a comprare tutto ciò che serve per la tua festa. Yuppie, 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 yeah, yeah, yeah. Prima di andare vi volevamo dire una cosa super importante. Abbiamo scoperto che il nostro fantalibro è primo nelle classifiche dei libri. Ma vi rendete conto? È il libro più venduto, il best seller di tutti i siti del mondo. Vi rendete conto ragazzi? Grazie mille. Oltre ad essere ingegnere, da oggi sono anche scrittore. E questo è dimostrato. Guardate qua, best seller, ti vestiti con lui e Sofia, il fantalibro dei Me Contro Te. Qui, guardate. Siamo primi, se yeah! Volete prendere anche voi, cliccate il link qui sotto in descrizione, andate su Amazon e cercate fantalibro dei Me Contro Te. Il libro sarà disponibile dal 29 maggio in tutte le librerie. Al momento però potrete preordinarlo. E tu lui comunque non sei affatto uno scrittore. Ah sì, non sono uno scrittore. Allora spiegami una cosa. Come posso avere degli occhiali da scrittori se non sono scrittore?
quei cosi che hai sugli occhi non sono degli occhiali da scrittore, perché guardate, non ci sono lenti. Ti dirò di più, erano i miei occhiali gialli e tu hai tolto le lenti, adesso te le rimetti. Sì, sì, e poi li metto, va bene. Andiamo a prendere la cosa per il mio compleanno. Ok, andiamo. Buongiorno Dream. Dream Trotter. Sono un vecchio saggio. Lancio del bastone. Lo lancio. Il mondo del party, della festa. Allora, dobbiamo prendere i coriandoli che si sparano in aria. Spara coriandoli. Piccolino. Sì, 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 piccolino. Anzi, tanti spara coriandoli. Chi tra poco fa il compleanno? Io? Chi ha una trombetta gialla? Io! E ho tantissimo. Lui, ne vuoi una? Sì. Non sono. Ma come è possibile? Poi che hai preso? Poi ho preso questi. No, 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 in macchina, non in macchina, non fare casino in macchina. Ma no, 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 no. Sofì, sì, va bene, ma non in macchina, non sporcare la macchina. No, no, fermo. No, basta, va bene, bellissimo. Però basta, posiamoli, non sporcare la macchina. E poi ho preso anche questi dei sparacoriandoli. Ma no, no, che sono successo? So, hai sporcato tutta la macchina. Volare è contenta, perché è il mio compleanno. No, no, e non lo sparare, ti prego, per favore. Quattro. Ti trovo di aiuto. Sei felice? Polar adesso è bellissima. Grazie. Adesso Polar è bellissima. Camminiamo e svolazza tutto. È bellissima, un fico secco. La mia macchina è tutta sporca. Non me ne importa, un fico secco. La 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 la. Yeah. Che stai facendo lui? Dammi uno sparatore. Dammi. Prendi. Come funziona? Sono un cretino. La mia macchina tutta sporca. Qui dentro è carnevale. Carnevale. Eccoci a casa. Andiamo alla Trotter House. Però lui, stavo pensando una cosa tristissima. Cosa? Quest'anno passerò un bruttissimo compleanno senza Kira e Ray. Gattino, ma ci sono io qui con te. Ma tu non conti. Sempre dolce e amorevole. Andiamo. Oh cavolo. Visto che avete già superato parecchie prove, ecco il mio regalo di compleanno per Sofì. Non penserete mica che sono di colpo diventato buono. Riavere l'altra palla di Pucci per voi sarà impossibile. Ho già in mente delle prove malvagie, master 2100% difficili. Ma firmato Singeresse. Ma che significa sta lettera? Lui. Oh cavolo. C'è di nuovo Kira! Yeah. Come stai? Come ti ha trattato il signoresse? Oh, ma è stupendo questo! Kiretta è tornata! Gattino! Dove hai lasciato Ray? Andiamo a salvare! Dai, portaci da Ray! Ma tira per terra, magari ci uderà! Non parla? Kira, dov'è Ray? No, vuole soltanto le coccole! Parla, Kira! Chi è il signoresse? Raccontaci, com'è? Descrivilo! Parla! No! Dove va? Che tenera, vuole le coccole. Grazie signoresse, che dobbiamo dire? Cioè, ci hai ridato un cucciolo. Questa già è qua. Kira, sopra di me. Questa già è una grande cosa, perché vuol dire che allora sta seguendo le nostre prove, che le abbiamo superate tutte finora. Anche il bagno di ieri a mare. Sono super felice, perché avere un cucciolo è sicuramente meglio che averne zero. Da una parte sono triste perché piccolo Ray non sappiamo ancora dov'è. Però sono sicura che supereremo tutte le altre prove e riusciremo ad ottenere anche Ray indietro. Kira, aspetta, ho qualcosa che ti appartiene. Il suo collarino con la scritta Kira. Ti era mancato questa tua collanina? Perché Kira, dovete sapere che è amante dei gioielli, delle collane e dei bracciali. È bellissimo, Kira. Molto bene, che altro dire a parte che siamo super felici e super contenti del grande ritorno di Kira. Se solo Kira potesse parlare, sicuramente ci racconterebbe un sacco di cose. Kira, racconta. No, non ha ancora imparato a parlare. Però magari sa scrivere. No, non penso neanche. Ma comunque Team Trotter, l'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi, entrate a far parte anche voi del Team Trotter. Cliccate il video vi sta per comparire, che è sempre l'avventura di ieri. Noi ci vediamo domani con una nuovissima e incredibile avventura. Ciao. Che noi non ci fermiamo, no, non ci arrendiamo, sempre avanti andiamo.